Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. Molti di voi già mi conosceranno, soprattutto tutti coloro che utilizzano il web per accedere all'informazione. Questa puntata di oggi è una puntata d'eccezione nel vero senso della parola. Siamo in una breaking news. In questa puntata mi voglio riallacciare all'argomento trattato vero, ovvero all'omicidio di David Rossi. David Rossi che non si è ammazzato da solo, non è stato un suicidio, la sua morte gli è stata procurata. Nella puntata di ieri a prova ho portato il pizzino che ha lasciato rivolto ai suoi colleghi che anche loro avevano manifestato intenzione di parlare circa le nefandezze avvenute all'interno dell'istituto bancario, pizzino che recitava le seguenti parole: ho fatto una cavolata, come per dire ai suoi colleghi, guarda che fai anche tu la cavolata, vuoi anche tu parlare, vuoi anche tu fare luce su quello che è successo all'interno dell'istituto bancario, ok, fai anche tu la cavolata, però sappi che volerai fuori dalla finestra anche te, ti facciamo sparire, in un modo o nell'altro tu finirai di esistere. Questo è stato il messaggio che è stato ritrovato nel cestino della spazzatura diretto ai colleghi di David Rossi. Delle altre prove a supporto della tesi dell'omicidio sono già iniziate a circolare nella giornata di ieri. Io chiaramente, prima di portare alla luce queste prove, ho dovuto sincerarmi circa la fonte e l'esattezza anche per non creare una falsa informazione. Per cui ho appurato quattro indizi che messi assieme fanno una prova certa, sommata alla prova certa che c'era già nella puntata precedente. Allora, David Rossi si è buttato, pensate bene, dal terzo piano. Una persona che si vuole ammazzare non si va a buttare dal terzo piano, perché quella sarebbe una morte terribile, perché tu dal terzo piano non è che ti ammazzi sul colpo, sai che arrivi lì, soffri, poi ti fa male quello, non perdi neanche subito la coscienza. Tant'è che una telecamera ha filmato la morte in diretta di David Rossi. David Rossi non è morto nello schianto, è morto in una terribile, terrificante agonia, proprio con un dolore pazzesco, una roba. E chiaramente una persona intelligente come poteva essere David Rossi avrebbe pianificato molto meglio la propria morte. Un altro particolare che andrebbe a sostegno della tesi dell'omicidio è il fatto che lo hanno trovato, cioè è caduto di schiena per la testa. Noi sappiamo benissimo, quando tu vai e ammazzi qualcheduno che lo scaraventi dalla finestra, cosa fai? Lo prendi per il colletto, lo prendi così e gli dici: allora, ti rendi conto che tu hai fatto una cavolata? L'hai fatta la cavolata, tu lo prendi per il colletto, così. Poi lo porti sul davanzale, la finestra apre, e poi tu come lo getti così, quello come cade? Cade di schiena e prende la botta, prende qui, sulla parte, sulla testa. Lui è caduto di schiena e ha picchiato, diciamo, questa parte qua. Per cui è il classico schianto di scaraventamento dalla finestra. Tutti gli esperti in materia vi potranno confermare che quando tu scaraventi uno, che lo prendi per il colletto, lo getti dalla finestra, quello cade di schiena, cade in questo modo qua. Un'altra prova a sostegno di questa tesi è la telefonata che ha fatto circa un'ora prima alla moglie. Lui aveva chiamato sua moglie per rassicurarla che sarebbe da lì a poco arrivata a casa. Ma uno che si sta a ammazzare va, chiama la moglie: oh ciao, come va? Tutto bene? Oh, allora oggi come andare? Oh guarda, io stacco adesso, ho fatto un po' tardi, stacco adesso, sto per arrivare. Oh, cala la pasta che fra poco sono lì a casa, vai ad annunciare che saresti arrivato da lì a poco. Poi lei non l'ha visto arrivare, si è anche impensierita, ma sta a vedere che magari è anche successo qualcosa, magari ha fatto un incidente, no, l'hanno buttato dalla finestra, ecco perché non è arrivato. E un altro particolare proprio emblematico, David Rossi, lui stava sempre lì nel suo ufficio, attaccato al computer, comunicazioni, rassegna, stampa, messaggi, comunicati, a leggere anche le circolari interne,
per non essere disturbato, perché un lavoro di concetto ti disturba anche solo la gente che passa, con la tua porta chiusa, bello tranquillo con la porta chiusa, lo hanno trovato, hanno trovato il suo ufficio con la porta spalancata aperta e la finestra aperta, ma uno cosa fa proprio quel giorno lì che tu decidi di suicidarti? Non ti chiudi la porta, sei sempre stato dentro nell'ufficio con la porta chiusa, quel giorno lì guarda caso non ti dava fastidio, ma che poi magari se avevi intenzione di suicidarti, anche per questione, anche se magari non c'è nessuno, per una cosa tua interiore, cerchi di estraniarti dal mondo, cerchi di averti una tua privacy, almeno in quel momento, come uno quando va al cesso, cosa fa? Può anche non chiudere la porta, però per trovare quella privacy interiore, per ritegno anche col proprio spirito, con la propria umanità, uno cerca quella privacy e la porta la lascia chiusa. Tanto di più uno che ha sempre lavorato nell'ufficio con la porta chiusa, l'hanno trovata aperta, perché quando sono arrivati a scaventarlo dalla finestra, questi qui erano incazzati, l'hanno preso di getto, gli hanno fatto scrivere la frase diretta ai colleghi: ho fatto una cavolata. Poi l'hanno buttato di gesso e poi con questo passo qua deciso sono usciti dalla porta, e non è che dicono e chiudiamo, perché non si sa proprio quando è fatto l'omicidio, te ne estrani e tu te ne dilegui, te ne vai via, e guarda caso è anche morto in un momento che, diciamo, non c'era all'interno della banca, non era un'ora lavorativa, non c'era nessuno, e questi, anche perché gente all'interno dell'istituto bancario che l'ha ammazzato, sono riusciti ad agire in maniera indisturbata. Ecco, questo è quanto. Ho portato alla luce altri quattro elementi che vanno a creare un costrutto probatorio molto importante ad avallo della tesi che David Rossi non si è suicidato, perché non si è suicidato, lo hanno ammazzato. I media non ne parlano. Perché non ne parlano i media? Perché il gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena è un gruppo politicizzato, hanno all'interno i partiti sono i trombati che sistemano all'interno delle banche, la gente di seconda categoria, è tutto un partito, una fondazione politicizzata, dove anche per quello si parla all'interno del Movimento 5 Stelle di conflitto di interesse, dove all'interno le cariche sono elette, nominate, emesse essenzialmente dai partiti. I giornali sono tutti al soldo dei partiti, per cui cane non mangia cane, pesce cane non mangia pesce cane, per cui tanta pubblicità non se la vogliono fare, fanno morire lì la vicenda, anche perché il loro scopo è far sì che non scoppi il bubbone, per quello che l'hanno ammazzato, lui aveva deciso di parlare, per cui figuriamoci se fanno scoppiare, sono arrivati ad ammazzarne uno, se fanno scoppiare il bubbone sulla stampa. Ecco, questo è quanto. Ok, io mi auguro anche per la famiglia, anche per dare dignità e onore a questa persona che aveva deciso di collaborare, non era neanche inquisito con tutti quelli dentro lì che potevano veramente cercare di farla finita, perché tormentati dal duro braccio della legge, non era nemmeno inquisito, è una persona solamente che aveva deciso di fare chiarezza, di portare alla luce il marcio, e all'interno si è scontrato con delle ostinità che a mio avviso sono ostilità di stampo massonico. Ecco, questo è quanto. Ok ragazzi, prendete i miei consigli, le mie opinioni per quello che sono, e io comunque posso permettermi di dire quello che penso, perché non mi trovo in Italia, mi trovo in un posto che giuridicamente non è sotto la giurisdizione italiana, per cui ho molta più libertà di parola dei giornalisti e di quanti ne avete voi stando in Italia. Io da qua posso dire quello che voglio, massima espressione di parola, e per quello mi azzardo a dire quello che penso. Dove mi trovo io, nessuno può venirmi a farmi delle minacce. Chiaramente tutti quelli che sono, girano tantissimi soldi dentro questo scandalo della banca, si parla non di milioni, di miliardi. Gente sicuramente anche all'interno della giustizia, anche chi dovrà fare le indagini, tenteranno di tappargli la bocca. Il loro sistema è quello: prendono una mazzetta di banconote da 500 e tra gliele cacciano in bocca. Chi vuole parlare e fare chiarezza, il primo sistema provano in questo modo.
They say we ain't alone. He says one day you find them. Or you find us. Where's the captain? Captain's dead, sir. He's next to you, sir.